Anche oggi vediamo un segreto della gioia ed è una cosa grande, è il massimo dell'amore, la più grande invenzione d'amore che sia mai stata fatta. Se voi avete un amico, vorreste stare con l'amico il più possibile, no? Andarlo a trovare molto spesso, stare con lui. Solo che non è che si può fare sempre, ma appena potete scappate, andate da lui. Ho visto anche al campo, già solo non stare seduto vicino all'amico, uno gli manca, no? Perché è una cosa naturale. Allora Gesù, che è nostro amico, ha inventato una cosa che noi non riusciamo a fare, ma lui può tutto, lui è onnipotente, e lui ha inventato questa cosa, ha inventato un modo per stare nel cuore. Ecco, se voi poteste vivere nel cuore del vostro amico o della vostra amica, sarebbe l'ideale. Ecco, Gesù ha inventato questo. Sapete come ha fatto? Lui si trasforma in pane. Lo ha fatto nell'ultima cena, prima di dar la vita per noi, quando ha chiamato i suoi amici, li ha chiamati tutti e gli ha detto: questo è il mio corpo. E poi ha dato a tutti questo pane, e poi ha dato il vino: questo è il mio sangue. E poi ha detto: fate questo in memoria di me. Allora vuol dire che veramente in quell'ostia c'è Gesù, e quando tu mangi l'ostia, Gesù entra nel tuo cuore, vive nel tuo cuore. Questa è la comunione, è il massimo dell'amicizia che ci possa essere. È Gesù che viene a vivere dentro di noi. Gesù ci aveva donato tutto. Aveva donato le sue parole splendide, aveva donato suo papà, perché lui ci ha donato suo papà, infatti lo chiamiamo Padre Nostro. Ci ha anche donato sua mamma, infatti la chiamiamo Ave Maria, Maria. Ci ha donato la vita sulla croce, ci ha donato la vita eterna risorgendo, ci ha donato il paradiso, ma con questo dono ci ha donato più ancora, perché ci ha donato se stesso. Non ci ha dato delle cose, ci ha dato lui stesso, vivo. Quindi capite che se voi capirete la grandezza dell'Eucarestia, si chiama Eucarestia, ripetiamo, Eucarestia, oppure ricevere l'Eucarestia si chiama comunione, comunione. Se capite questo, ecco, avete capito una cosa grande. Le persone che vogliono essere amici con Gesù si innamorano dell'Eucarestia. Ecco, è proprio la... Se tutti i modi, noi possiamo incontrare Gesù in tanti modi, abbiamo detto che dentro di noi con la sua voce, vero? Che sentiamo la sua voce, abbiamo detto che lo possiamo vedere negli altri e in mezzo a noi se ci amiamo, ma questo modo è un modo intimo, proprio a tu per tu, come quando con un amico o pensiamo due fidanzati vogliono stare a tu per tu, ecco, hai questo rapporto a tu per tu con Gesù, è una cosa meravigliosa. Sapete che... è proprio Gesù. Un giorno a Lanciano un sacerdote stava celebrando l'Eucarestia e aveva dei dubbi, non era sicuro che fosse Gesù, perché dice: chissà, sembra proprio pane, il gusto è quello del pane. Come allora, sapete cosa è successo? Che Gesù ha avuto misericordia di lui, è una cosa successa veramente, e quell'ostia si è trasformata in carne. E allora lui si è inginocchiato e ha capito che quello era la carne di Gesù. E si è inginocchiato, ha chiesto perdono per non aver creduto. E questo pezzo di carne è ancora conservato oggi a Lanciano. E gli scienziati hanno fatto degli esperimenti scientifici e hanno scoperto che un pezzo del muscolo del cuore, del miocardio, e hanno scoperto che c'è del sangue vivo, vivo, che si muove. E questa è una cosa impossibile, è un miracolo permanente. E poi hanno scoperto che il gruppo sanguigno, parlavamo prima di gruppi sanguigni, è il gruppo AB. E se voi andate a vedere il sangue della sindone, che è il lenzuolo dove è stato sepolto Gesù, è il sangue AB, lo stesso gruppo di sangue di Gesù. Allora, sapete, sono accaduti tanti di questi miracoli che ci dicono che l'Eucarestia è veramente Gesù.
L'Eucaristia fa qualcosa di grande, ce l'ha detto Don Sergio questa mattina. Quando riceviamo l'Eucaristia diventiamo Gesù. Cosa vuol dire? Che poco per volta cambia il nostro carattere. Noi acquisiamo la sua capacità di amare, perché nessuno sa amare come Gesù. Gesù è quello che ha amato più di tutti. E noi diventiamo capaci di amare come Lui. Poi i suoi sentimenti, per esempio Lui, specialmente coi piccoli, coi bambini, coi più poveri, li preferiva. E noi diventiamo come Lui. E poi il nostro corpo, nutrito dall'Eucaristia, risorgerà. Vivremo per sempre, anche con il corpo. Sapete, se io faccio l'Eucaristia, io divento Alessandro Gesù. Gabriele, vieni qua. Gabriele fa l'Eucaristia e cambia, diventa Gabriele Gesù. E poi abbiamo Giulia, fa l'Eucaristia e diventa Giulia Gesù. Allora ognuno di noi cambia. Cosa succede? Lui è Gabriele Gesù, Alessandro Gesù, Giulia Gesù. Vuol dire che siamo più uniti tra di noi. Perché Gesù ci unisce tutti. Allora, andate pure a sedervi. Per questo, Alberto e Carlo, questi amici che avete conosciuto, tutte le sere, pensate, tutti i giorni andavano alla messa, all'Eucaristia, tutti i giorni, perché avevano capito che Gesù ti fa più amico. Ecco, questo, sono sicuro che qualcuno di voi capirà queste cose belle. Poi l'ultima cosa che volevo dirvi è questa. Una volta che noi abbiamo mangiato l'Eucaristia, dobbiamo diventare Eucaristia per gli altri, diventare pane per gli altri. Come? Con l'amore, col servizio. Allora vedi uno che c'ha bisogno, gli dai una mano. Vedi un povero, condividi. Vedi un bambino da solo, lo vai a giocare con lui. Vedi uno preso in giro, lo difendi. Ecco, questo è diventare pane per gli altri. Un po' come stanno facendo i vostri animatori, i vostri adulti, i cuochi, che si spendono 24 ore al giorno per voi, continuamente. Voi in questo momento loro sono come pane, li state nutrendo del loro amore. Ecco, questo è essere l'Eucaristia. Allora alla fine dell'Eucaristia si dice andate in pace. Vuol dire andate a diventare Eucaristia per tutti. Questo amore che avete incontrato con Gesù, che vi ha detto la sua parola, che avete cantato, avete incontrato i fratelli e le sorelle, avete sentito l'amore di Gesù dentro, portatelo a tutti, perché non tutti conoscono Gesù, ma tutti possono incontrare l'amore di Gesù attraverso di voi. E poi volevo dirvi un'ultima cosa. Quando entrate in una chiesa, dovete sempre cercare una candela rossa. Non in tutte le chiese c'è una candela rossa. In alcune chiese c'è una candela rossa, no? Vuol dire che c'è una fiamma e c'è un vetro rosso. Allora, in quella candela rossa vuol dire che lì vicino c'è un tabernacolo e lì è conservata l'Eucaristia. E voi potete andare a trovare Gesù e parlargli da cuore a cuore. Ecco, noi possiamo incontrare Gesù durante la messa, ma possiamo incontrare Gesù anche fuori della messa, quando andiamo in chiesa, andiamo davanti all'Eucaristia. L'anno scorso mi è capitato un'amica di Walter, si chiama Ilaria. Questa amica è tornata dal campo e mi ha chiesto: Don Alessandro, aprimi la chiesa. Perché? Sei da sola. Voglio andare a parlare con Gesù. E si è messa davanti al tabernacolo dove c'è la lucetta rossa ed è stata un'ora a parlare con Gesù. E ogni tanto qualche animatore me lo chiede, quando non è aperto, c'è la riunione di sera, mi chiede se gli apro dove c'è Gesù. Perché hanno questo, vogliono avere questo rapporto personale. Quindi anche questa è una cosa bella che vi volevo insegnare, che quando... Adesso in questo campo non l'abbiamo fatto, ma pensate, nei campi dei più grandi l'anno scorso avevamo fatto addirittura l'adorazione eucaristica e chi voleva poteva andare a trovare Gesù. Ecco, questa è anche una cosa molto bella. Adesso vi ho spiegato, non avete capito tutto, non importa, un po' per volta capirete, ma quello che vi deve rimanere in testa, specialmente chi ha fatto la prima comunione, no? E chi non l'ha fatto potrà scegliere un giorno se farlo o no, ma intanto sa che cos'è per poter scegliere. Ecco, non ho fatto solo una festa, ma ho fatto due regali, sono venuti quattro parenti. No,
Quello è il più grande gesto d'amore di Gesù, il massimo dell'amore. Mi ha fatto capire quanto mi ama. Attraverso, che cosa si chiama? Come si chiama? L'eucaristia. È un'eucaristia. È il massimo dell'amore.